Ora si registrerà la conferenza. Allora, Ceccarelli Gaetano. Presente. Sbrana Roberta. L'audio non gli Unalak. va, dice. Non gli va là, ma l'ha disattivato. Sì. Non va. E la metto Aspetta, presente. attiva l'audio, attiva l'audio. Comunque si può Va passare bene. tanto a qualche altro. Pisani Silvana. Presente. Campioni Gianni. Presente. Lencioni Pio. Presente. Lunardi Simone. Presente. Spadaro Gaetano. No. È assente, giustificato. No. È sempre malato. Malato. Pellegrini Giuseppe. Presente. Benigni Ilaria. Presente. Quindi siete 8, il numero legale. Reale c'è. Ecco, Sbrana Roberta, mi sembra sia rientrata, se si può recuperare anche nell'appello. Sbrana Guarda, Roberta. buongiorno. Sono, buongiorno, scusate, non mandava l'audio. Perfetto. Allora, prego. Perfetto, quindi la commissione diciamo ha il numero legale, quindi potremmo iniziare i lavori. I lavori di stamani riguardano due delibere relative alla società, all'assetto diciamo della società Reti Ambiente, che come sapete gestisce il servizio di integrato di smaltimento dei rifiuti. E quindi a questa società partecipa anche il Comune di Capannori e tramite la società Ascit che ha mantenuto le funzioni operative, diciamo, sul territorio, ma è diventata partecipata a sua volta al 100% e controllata quindi totalmente da Reti Ambiente. Quindi il soggetto, tutto questo discorso per dirvi che il soggetto futuro primario nella gestione integrata dei rifiuti è questa società, appunto, Reti Ambiente. Quindi il Comune di Capannori dovrebbe in futuro ancora, ma in futuro c'è la volontà, come era stata manifestata parecchi anni fa, di andare a una gestione. Peraltro non si è mai concretizzata a Capannori, insomma, erano altri temi Stefano, che così non si dovessero. sente niente, però bisogna. Non si sente nulla? Sentite? Forse la segretaria potrebbe chiudere Io però, chi è che sente e non sente? Non so, io credo che a me pare che il microfono. Io funzioni. sento, io sento. Ecco, No, anch'io. ci sono Ci Gaetano sono De dei Rumor disturbi sotto, sì. sottofondo. Che forse Quello c'è tolto, qualcuno che ha risolto, il microfono acceso, si sente dei rumori di sottofondo che diciamo quelli non permettono una perfetta voce chiara la tua. Quindi chi ha li sento microfoni anch'io. acesi si spengono e siamo al posto. Esatto. A me pare funzioni il microfono, però sento anch'io questi sottofondi fastidiosi, quindi qualcuno probabilmente c'ha qualche sottofondo che entra nella rete. Comunque, ecco, se, mi sembra ora di non sentirli più. Quindi Reti Ambiente sarà il soggetto anche pubblico, no? La gestione proprio anche nell'intenzione
del decisore politico, dei decisori politici, perché sono diversi, dovrà essere totalmente pubblica anche in futuro. E quindi è un soggetto importante al quale il Comune Capannori partecipa e può partecipare con un ruolo attivo, insomma, e anche propulsivo. Stamani, appunto, c'è da discutere e approvare possibilmente queste modifiche, che sono modifiche abbastanza, diciamo, di routine, nel senso che una società alla quale partecipano tantissimi enti locali, mi sembra 100, ovviamente ha necessità di aggiustare, di, come dire, rivedere in progress anche lo statuto, perché magari ci sono anche nuovi ingressi o ci sono aggiustamenti da fare rispetto alle società partecipate, alle società appunto partecipate alla gestione dei rifiuti. Succederà abbastanza, come dire, non dico frequentemente, ma succederà normalmente anche in futuro di occuparci di questa società. Quindi, proprio perché è una realtà anche nuova, importante, partecipa alla seduta di stamani il dottor Gatti, che è membro del CDA di questa società, al quale io cederei la parola per una illustrazione panoramica delle pratiche all'ordine del giorno di stamani. Non so da quale vuol cominciare, comunque io direi che intanto ci fa una descrizione sommaria, più completa possibile, comunque, di quello che stamani la commissione dovrà discutere. Quindi io cederei la parola al dottor Gatti. Sì, buongiorno, mi sentite? Buongiorno, buongiorno, sì. Sì, bene. Allora vi illustro rapidamente le delibere in questione. Allora, una prima delibera ha per oggetto le modifiche dello Statuto di Rete Ambiente. Sono modifiche in parte obbligate per la modifica legislativa relativa alla definizione di rifiuto. È stato ridefinito il concetto di rifiuto urbano, per cui è stata introdotta questa modifica nello statuto. Un'altra parte invece è relativa sempre all'oggetto sociale, ma riguarda la possibilità di Rete Ambiente di acquisire partecipazioni in società sempre appartenente allo stesso settore di Rete Ambiente, quindi raccolta e smaltimento rifiuti, ma che prima non era previsto, anche perché vi sono nuove opportunità di acquisire partecipazioni in società che gestiscono impianti anche al di fuori delle società che fanno parte di Rete Ambiente, ma sempre all'interno o dell'ATO o comunque della Regione Toscana. Questo non sarebbe stato, non è consentito dall'attuale statuto, quindi viene chiesto questo ampliamento dello statuto sociale per consentire questo. E questa è la prima, diciamo, delibera che riguarda appunto le modifiche statutarie. Mentre, ecco, finalmente mi fermo. Mentre per quanto riguarda l'altra delibera, è un po' più ampia e rappresenta, diciamo, un passo in avanti nel percorso di formazione di Rete Ambiente, perché Rete Ambiente nasce come società pubblica, interamente pubblica, posseduta da 100 comuni. 100 comuni sono i soci di Rete Ambiente e l'affidamento che ha fatto l'ATO a Rete Ambiente prevede anche il conferimento di tutte le società attualmente possedute dai comuni che svolgono il servizio di raccolta e smaltimento. Vi sono ancora delle società che non sono state conferite, come AMPS da parte di Livorno, ASMIO da parte di Massa, Nausica da parte di Carrara, GEA da parte del comune della Garfagnana e Sistema Ambiente da parte di Lucca. Ora, a parte il Sistema Ambiente, che è in una posizione particolare perché ha fatto una gara
già in passato, la cui scadenza è il 2029, per cui fino al 2029 in salvaguardia, le altre società sono, devono essere conferite, così come è stato fatto per Ascita, da parte del comune di Capandari. E quindi una parte della delibera riguarda appunto il conferimento di una della società posseduta al 100% dal comune di Livorno, cioè AMPS, che infatti la prima richiesta è un mandato al sindaco per votare il conferimento oggi di AMPS e successivamente delle altre società ancora non confluita in rete ambiente. Una seconda delibera invece ha per oggetto la ratifica del conferimento della società base che svolge il servizio Bagni di Lucca, una ratifica perché il conferimento è già avvenuto a dicembre del 2020, ma è avvenuto senza il passaggio dal consiglio, dai consigli comunali, e in quanto questa necessità è venuta fuori alla luce di una novità introdotta dal testo unico sulle società pubbliche, per cui mentre prima, diciamo, di questa innovazione legislativa i conferimenti potranno essere fatti senza passare ai consigli comunali, successivamente è necessario, e questa cosa è stata evidenziata successivamente al conferimento di base, per cui è necessario ratificare anche il conferimento di base già avvenuto. L'ultima parte della delibera invece riguarda la fusione fra due società già interamente confluite in rete ambiente, quindi interamente di proprietà di rete ambiente al 100%, che sono SEA, che svolge il servizio su Viareggio, e ERSU, che svolge il servizio sulla parte restante della Versilia. E quindi l'obiettivo è una fusione da cui nasca una società unica della Versilia, una rete ambiente Versilia, e quindi in questo caso la delibera per oggetto il mandato al sindaco per votare a favore della fusione per unione fra le due società. La fusione per unione vuol dire che non è che nascerà una nuova società, che non sarà l'incorporazione di una nell'altra, ma una nuova società in cui le due società confluiscono alla pari. Questo è sinteticamente il contenuto delle due delibere, di cui uno è abbastanza circoscritto, quindi riguarda lo statuto, e l'altra invece riguarda il processo di formazione di rete ambiente, quindi questo ampliamento col conferimento di AMPS e la ratifica di base, e una sorta di razionalizzazione con la fusione fra SEA ed ERSU. Complessivamente in tutte queste delibere la richiesta è quella di deliberare per un mandato al sindaco perché poi possa votare nell'assemblea di rete ambiente, che è stata convocata per il 29 novembre alle 10:30 nella sede di rete ambiente a Pisa. Questa è la descrizione. Se avete delle domande, io sono ancora qui. Bene, bene. Grazie, grazie Gatti. Quindi si apre la discussione e i commissari sono pregati, chi vuole intervenire, di prenotarsi. Io, se posso, Presidente, buongiorno a tutti. Due parole, ma dopo... Il granito, sei integri, sei... Grazie. Mi senti te? Sì, sì. Ah, ok. No, dicevo, semmai alcune due parole le dico successivamente. Il vicepresidente Gatti so che ha un impegno, quindi lascerei spazio, ecco, no, come l'ha appena fatto, a qualche domanda, poi semmai due parole, insomma, le dico successivamente. Dico. Bene, bene. Quindi si ritorna alla discussione.
ammesso che ci siano richieste di parola. Bene, chiede la parola Gianni Campionato. Ne ha facoltà, diciamo. Sì, grazie Presidente. Volevo fare soltanto una domanda veloce per capire anche un po' lo stato dell'arte in generale di reti ambienti, a che punto siamo, diciamo, della realizzazione completa della società e se abbiamo completato l'inserimento di tutte le varie società che avevano diversi comuni e che devono essere sempre, se ci sono appunto altre società che devono essere sempre reinserite e quindi se dovremo in futuro, penso anche a breve e medio termine, fare nuovamente dare mandato al sindaco di accogliere altre società all'interno di Reti Ambiente. Grazie. Grazie Campioni. Grazie. Quindi può rispondere, non lo so, o Gatti o l'assessore Gatti, se non è uscito. Non è... Io sono ancora dentro per soli 5 minuti, se volete rispondere rapidamente. Sì. Allora, una delle delibere, quella che riguarda il conferimento di AMPS, è una delibera in realtà un po' più ampia perché è una delega al sindaco, un mandato al sindaco per il conferimento di AMPS il 29, ma anche delle società che ancora devono essere conferite e che lo saranno entro l'anno prossimo, cioè la società di Massa, la società di Carrara, GEA, e questo per GEA non si sa quando verrà conferita perché è un concordato preventivo, quindi probabilmente entro il 2023, e Sistema Ambiente entro nel 2029. Quindi diciamo che il processo tenderà quasi completamente a chiudersi entro il prossimo anno con Livorno ora, Massa e Carrara successivamente. Ci vorrà più tempo sicuramente per GEA perché è in concordato e Sistema Ambiente perché è in questa situazione per cui può rimanere fuori. Però la delega che viene, cioè la delibera che dà mandato al sindaco, viene data ora anche per questi futuri conferimenti, per cui non ci sarà più un passaggio in Consiglio Comunale successivamente. A meno che non cambino ovviamente le norme. Quindi. Bene, bene, grazie. Volevo anch'io aggiungere un chiarimento, se prima che magari Gatti ci debba lasciare. Dicevo, esula un po' dal discorso, dall'oggetto di stamani, ma è sempre inerente all'argomento e credo sia interessante, perlomeno a mio avviso. Dicevo, per quanto riguarda invece l'affidamento del servizio, ecco, a che punto siamo? È perfezionato? È in itinere? Cioè, poi ci dovrà essere l'autorità competente che affida il servizio a questa società. Ecco, rispetto a questa questione, qual è lo stato dell'arte? Posso rispondere? Certo. Allora, l'affidamento è stato fatto definitivamente a Reti Ambiente per 15 anni a partire dal 1 gennaio 2021, per cui il servizio su tutto il territorio del Lato è affidato a Reti Ambiente. Provvisoriamente Reti Ambiente ha concesso, laddove vi sono società non conferite come appunto Livorno, Massa, Carrara, la Garfagnana ha stipulato dei contratti per cui pur essendo titolare del servizio lo svolge temporaneamente attraverso queste società ancora da conferire. Quindi il titolare unico è per 15 anni, dal 1 gennaio, Reti Ambiente. Però appunto ha consentito, nell'attesa di questi conferimenti, lo svolgimento del servizio alle società attualmente operanti sul,
in questi comuni che ancora non hanno conferito la società. Tenete conto che comunque il disegno generale è sempre che Rete Ambiente è una società, una holding con delle società controllate locali, per cui le società controllate locali che come Ascit svolgeranno il servizio di raccolta sul territorio, mentre la holding si occuperà di costruire gli impianti per smaltire i rifiuti e della razionalizzazione più generale del sistema, come ad esempio la fusione fra le due società della Versilia. Io però vi devo lasciare perché sono con questo mio impegno, per cui se non c'è qualche altra domanda urgente e importante, vi saluterei. Va bene, dottor Gatti, noi la ringraziamo della partecipazione e dell'illustrazione, nonché della disponibilità a rispondere alle domande. Quindi, scusate, ma sono stato avvertito all'ultimo momento e avevo già un appuntamento. Comunque, sempre ben lieto di partecipare alle riunioni. Quando mi invitate sono a vostra disposizione. Ok, grazie. Un saluto a tutti. Occasione. Va bene, grazie, un saluto a tutti, buona giornata. Che a lei. Quindi proseguiamo con la nostra discussione, se ci sono interventi ulteriori. Chiarimenti. Posso dire due parole io? Non vedo prenotazione. Sì, avevi chiesto la parola tu, assessore? Sì, soltanto insomma due parole. Ora sentite male, vero? O lontano? No, ti sentiamo, io ti sento piuttosto piano, neanche male, ma sì. Ovviamente quando il volume è bassissimo. È un problema mio, provo a capire. Ok, non credo che lo risolverò. Quindi soltanto due parole. Cioè, come ci diceva il vicepresidente Gatti, appunto, e come sappiamo, perché ecco, abbiamo approvato, se la memoria non mi inganna, nell'ottobre dell'anno passato. Quindi abbiamo recentemente fatto un passaggio di consiglio comunale in cui ci eravamo detti che approvando i relativi statuti, quindi lo statuto di Rete Ambiente e descrivendo un po' l'impostazione complessiva della società, che dal 1 gennaio di quest'anno, quindi del 2021, Rete Ambiente avrebbe cominciato, ovviamente avvalendosi dei mezzi, del know-how e quindi comunque della presenza sul territorio di Africa come società partecipata, a svolgere il servizio di ritiro dei rifiuti, cosa che effettivamente è accaduta. E in quell'occasione, cioè nell'ottobre del 2020, ovviamente ci dicemmo che il percorso di creazione di Rete Ambiente era un percorso in divenire, nel senso che tante società di tanti comuni erano già state conferite, alcune dovevano ancora entrare in società. E quindi per queste società c'è stata una fase transitoria che è tuttora in essere, e pian piano arriveremmo, come diceva anche il Presidente in apertura, al percorso di completamento, come ora diceva il Presidente Gatti, al percorso di completamento della società. Ovviamente uno degli ingressi principali è anche quello di Livorno, quindi in particolar modo quindi della sua società, che viveva una fase di concordato preventivo appunto di AMS. Con questa delibera andiamo un po' a ratificare l'ingresso appunto della società di Bagni di Lucca di base, quindi proseguiamo appunto in quel percorso di completamento che poi porterà Rete Ambiente alla piena operatività.
Questo per dire, ecco, nulla di diverso e nulla di nuovo rispetto a quanto già ci dicemmo nell'ottobre del 2020. Quindi il percorso prosegue secondo i confini che ci eravamo detti e che avevamo tracciato. Ovviamente per far questo è necessario non procedere all'aumento di capitale, è necessario procedere a modifiche che comunque richiedono una deliberazione dell'assemblea straordinaria, e quindi un po' con queste delibere andiamo ad autorizzare il sindaco in rappresentanza del nostro comune, di tutto il consiglio comunale, a partecipare con facoltà di voto all'assemblea, per ecco, chiudere appunto quel percorso di formazione della società che eravamo raccontati, che avevamo descritto. Tutto qua, grazie. Non ho aggiunto grandi elementi nuovi, ecco, perché non ci sono troppi elementi nuovi da aggiungere, il percorso era abbastanza già detto chiaro nell'ottobre scorso, però nell'ottobre del 2020, però questo diciamo è stata un utile, credo che sia un utile anche occasione un po' di aggiornamento, no? Per capire appunto se qualcosa è cambiato e la direzione che viene portata avanti. Bene, bene, grazie all'assessore per la, diciamo, illustrazione aggiuntiva che è sempre utile per capire meglio, no? Una questione che sì, è abbastanza, come dire, ordinaria, no? Quando partecipiamo a una società di così vasta rilevanza e così partecipata ampiamente da soggetti, ovviamente si rendono necessarie modifiche, integrazioni agli atti, agli statuti, ai patti parasociali, magari in futuro, all'ingresso di nuovi soci, all'uscita forse, mi auguro di no, di appunto di altrettanti soggetti. E quindi è una delibera sotto questo aspetto abbastanza ordinaria, però è importante. Noi partecipiamo convintamente a questa società che rappresenta il futuro per noi, per quanto ci riguarda, diciamo, per il nostro territorio, della gestione integrata dello smaltimento dei rifiuti, e quindi è importante. Ecco, io vediamo se ci sono interventi. Ha chiesto la parola il consigliere Lencioni. Prego, prego Pio. Grazie, è una cosa molto semplice. Sento che alcune società, alcuni comuni ancora non si sono associati, diciamo, ma per il rete ambiente è una cosa importante, determinante che anche questi vengano, diciamo, a far parte di della rete ambiente, non voglio dire, ma oppure non è che sia così determinante e importante. Ecco, questo volevo capire, questa cosa qui. Perché qualcuno ancora è sempre fuori e stentano un po' a decidere, forse. Grazie. Prego, grazie a te consigliere. Se vuole rispondere l'assessore. Sì, no, molto, molto brevemente. Attendi un attimo, se no vedo che anche il consigliere Campioni chiede la parola. Quindi così rispondevi insieme, insomma. Vai, sì, volevo sapere soltanto se avevamo, visto che prima Gatti aveva un po' accennato all'aspetto impiantistico, volevo sapere se ci sono novità per quanto riguarda, ecco, cioè se sono già stati messi in funzione o ecco, sono già direttamente attivi alcuni impianti sotto la gestione diretta di reti ambiente, ecco, o se nel giro di breve tempo ne verranno attivati, ecco. Grazie. Bene, grazie, grazie. Quindi, assessore, a te la parola. No, per quanto riguarda appunto la domanda che faceva il consigliere Lencioni, giustamente, a tutti i comuni delle quattro province, cioè la regione Toscana con delibera risalente nel tempo, cioè obbliga i comuni ad una gestione integrata dei rifiuti. Quindi sostanzialmente questo che vuol dire? Vuol dire che, cioè, tutti i comuni devono gestire con un gestore unico
il ciclo dei rifiuti sul territorio. Qua da noi c'è Reti Ambiente, nella parte centrale della Toscana c'è un'altra società che si chiama Alia, al sud c'è un gestore pubblico privato. Quindi, diciamo, questo, quindi l'obbligo di l'entrata in Reti Ambiente da questo punto di vista è necessaria per tutti, quindi tutti entreranno in Reti Ambiente. Tutti i comuni, e insomma lo dico anche per chiarezza, indipendentemente poi no, dal colore politico delle amministrazioni, quindi dentro Reti Ambiente ci sono società e quindi ci sono comuni che ovviamente sono già stati conferiti comuni di tutti i colori politici, questo lo dico diciamo per completezza. Quindi tutti i comuni delle quattro province, tutti i 100 comuni dovranno entrare in Reti Ambiente. L'unica differenza sta però nel tempo di entrata, cioè a seconda delle vicissitudini societarie delle società, che ad esempio AMS è una società in concordato preventivo, quindi si è voluto del tempo per arrivare all'ingresso, così come altre società. Precedentemente si parlava, no, di una fusione, di una prospettata fusione tra due società che sono sede, quindi comunque con vicende diverse, ma tutti i comuni entreranno a farne parte, quindi da questo punto di vista l'ingresso non è un ingresso discrezionale. Per quanto riguarda invece la domanda del consigliere Campioni, Reti Ambiente non, per il momento non ha, anche perché appunto l'operatività è iniziata a gennaio 2021, quindi non ha per il momento costruito nuovi impianti. Ovviamente si avvale degli impianti già esistenti, il presidente Gatti mi sembra l'abbia anche in un passaggio insomma ricordato, che con diciamo una forma societaria apposita si occupa anche degli impianti, e man mano ovviamente le società entrano, dei diversi comuni non ancora conferiti, entrano nel Reti Ambiente anche mettendo a disposizione gli impianti, che quindi poi diventano impianti di diretta gestione della società. Quindi non ce ne sono nuovi, al momento ce ne sono quelli che già erano diciamo in possesso delle società che sono entrate e che erano state conferite. Bene, grazie. Se ci sono altre richieste di intervento, siete pregati di scrivere nella chat. Altrimenti poi passiamo alla votazione. Beh, mi pare che nessuno si prenoti, quindi io direi a questo punto alla segretaria di procedere con la votazione. Pronto? Sì, un attimo. Sì, non la vediamo più, ma insomma la sentiamo. Ecco, quindi se la discussione è esaurita come pare, passerei alla votazione indicando no, nell'ordine in cui gli argomenti sono iscritti all'ordine del giorno, e quindi richiamandoli e poi passando alla votazione. Quindi lo posso fare anch'io, non c'è nessun problema. No, non so cosa mi sta succedendo allo schermo, un attimo. Ah, questo anch'io ho visto un po' di problemi. Pensavo fosse il mio, ma probabilmente non è solo il mio. No, sono io che non so come ho condiviso lo schermo e ora non so. Allora, mi serve. Aiuto. Scusa segretario, dal momento però che intanto ti sentiamo, io procederei con la votazione. Così chi deve rientrare al lavoro ha la possibilità di essere liberato, tanto oramai se sì. C'era qualcosa a leggere abbiamo letto, ma non è nulla di che.
No, cercava di ristabilire la normalità della non sapevo video. Se mi sentivate sicuro. Perfetto, allora. No, va bene. Allora, la votazione della delibera al punto la votazione punto, della delibera punto 2 dell'ordine due. Del giorno. Adempimenti inerenti alla modalità. Esatto, procede. Adempimenti inerenti alle modalità di conferimento delle società non ancora confluite interamente in Reti Ambiente SPA. L'articolo 65 del contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel lato Toscana Costa per il periodo 2021-2035. A Ceccarelli, Gaetano. Favorevole. Sbrana Roberta. Favorevole. Pisani Silvana. Favorevole. Campioni Gianni. Favorevole. Lencioni Pio. Favorevole. Lunardi Simone. Attenzione. Non ho sentito. Astensione? Astensione, sì, astenuto. Pellegrini Giuseppe. Astenuto. E Benigni Ilaria. Astenuta. Quindi la votazione sono 5 favorevoli e 3 astenuti. Bene, proceda col secondo punto. Allora, al punto 3 dell'ordine del giorno, la delibera con oggetto modifica e statuto Reti Ambiente SPA. Ceccarelli. Favorevole. Sbrana. Favorevole. Pisani. Favorevole. Campioni. Favorevole. Lencioni. Favorevole. Lunardi. Astenuto. Pellegrini. Astenuto. Benigni. Astenuta. Sempre 5 favorevoli, 3 astenuti. Bene, la votazione è chiusa, all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Quindi ha ricapitolato, segretaria? Sì, io non ho sentito bene l'esito della votazione. Allora, entrambe le delibere hanno parere favorevole, entrambe con 5 favorevoli e 3 astenuti. Ok, grazie, avevo sentito molto confusamente prima. Quindi all'ultimo punto dell'ordine del giorno, come di prammatica, c'è l'iscrizione varie ed eventuali, c'è un ulteriore invito quindi a ciascun commissario se vuole sollevare altre questioni o mostrarci altri punti di vista su determinati aspetti sempre inerenti ai compiti della commissione. Se nessuno interviene, io, come mi pare, dichiarerei chiusa la seduta. Ringrazio tutti della partecipazione e ci vedremo quindi su questa pratica in consiglio domani. Grazie a tutti e buongiorno. Arrivederci, buongiorno.